Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro a levar del sole. Esse dicevano tra loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ma guardando videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito in veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risuscitato confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui, in questo anno del Signore 2018, la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora metto 5 grani di incenso che ricordano le 5 piaghe sul corpo martoriato di Cristo. Per mezzo delle sue sante piaghe, gloriose, ci protegga. E ci custodisca il Cristo Signore nei secoli dei secoli. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore
e dello Spirito. E ora lasciate libero la porta per l'entrata, perché è il cielo luminoso che ci illumina. Abillo beneditaris in cuius honore cremaveris. Incenso in onore il cielo pasquale, simbolo di Cristo risorto. Sia la luce. Exulte, iam angelica turba celorum, exulte in divina misteria, et pro tanti regis victoria, tu vagin sonere saltari. Gaudea et pellus, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius ordis et essentia, avis et caligi. L'eterture mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, ed in magnis populos in fortis, ed in cantata il racconto biblico, perché è dove che c'è la luce che nasce la vita. Nel messaggio biblico la luce è l'immagine più immediata di Dio. Per questo nella Vigilia Pasquale la Chiesa legge il racconto della creazione come una profezia della risurrezione, e nella risurrezione come inizio di tutte le cose c'è una luce strabiliante. La risurrezione di Gesù
è una eruzione di luce. La morte è superata, il sepolcro spalancato, il risorto stesso è luce. Il risorto stesso è luce, la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Aveva già detto durante gli ultimi giorni della sua vita mortale: chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E con la risurrezione allora il vero giorno, il giorno luminoso di Dio, entra nelle notti della storia, nei giorni a volte tenebrose della cronaca quotidiana. E a partire dalla risurrezione la luce di Dio si diffonde in tutto il mondo. La sua parola è luce, questa parola è presente nella persona di Gesù, il Verbo, la luce che illumina ogni persona che viene in questo mondo. Le tenebre hanno tentato di soffocarla, basta ricordare la tragedia della passione di Gesù, ma non l'hanno vinta. La luce risplende ancora più forte attraverso la risurrezione. Croce e risurrezione sono inseparabili. Dalla croce, dalla autodonazione totale del Figlio, nasce la luce, quella vera luminosità di cui tutti abbiamo bisogno nel nostro tempo, nel nostro mondo. Ricevendo il Cristo nella Santa Comunione riceviamo la sua forza, la sua capacità, la sua energia. Se noi apriamo il nostro cuore, se noi ci disponiamo a dire a Gesù: sì, Gesù risorto, fa risorgere anche con me, trascina anche me verso la vita, verso la luce.